Ciao amici, oggi voglio farvi vedere alcuni utilizzi particolari del bicarbonato di sodio, ma anche le situazioni in cui non deve essere utilizzato. Oh Simona, mi fai paura? Niente paura. Come sapete, il bicarbonato di sodio si può utilizzare per la pulizia della casa, per la salute e per la bellezza, con ottimi risultati. Oggi vi svelerò 7 semplicissimi rimedi per l'estetica di tutti i giorni. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Leggero scrub. Ecco una ricetta per usare il bicarbonato come esfoliante per la pelle. Mescola poca acqua e bicarbonato fino a ottenere una pastella. Usala per lo scrub del viso e del corpo, poi risciacqua con acqua fredda. La pelle liscia come quella di un bambino è assicurata. In questo modo eviterai i prodotti peggiori, spesso ben mascherati, che contengono microsfere di plastica inquinanti per l'ambiente. 2. Pulizia della spazzola. Facilissimo, libera la spazzola da tutti i capelli. In questo modo riempi un recipiente con acqua tiepida o calda, aggiungi un cucchiaino di bicarbonato e immergi la spazzola. Lasciala in ammollo per mezz'ora e poi asciugala accuratamente. E voilà, addio accumulo di sporcizia. 3. Levigante per unghie. Per un effetto levigante delicato, unire 3 parti di bicarbonato a una di acqua. Usare la pasta con movimenti circolari sulle unghie e sulle mani. L'effetto sarà visibile agli occhi e ancora più gradevole al tatto. 4. Infezioni fungine. Il bicarbonato ha eccellenti proprietà antifungine, evita la crescita di funghi e abbassa la probabilità di infezioni. Molto utile nel caso della micosi chiamata il piede dell'atleta. Basta sciogliere un cucchiaino di bicarbonato nell'acqua e applicare il composto sui piedi e tra le dita, anche direttamente sull'infezione. Poi sciacquare abbondantemente con acqua fresca. 5. Toglie le macchie di abbronzatura. Per dire addio alle ultime tracce di autoabbronzante, mescolarlo all'olio di cocco, poi sciacquare bene, garantito dai migliori make-up artist. 6. Rimozione della placca. Gli accumuli di placca vanno via più facilmente usando un dentifricio contenente bicarbonato. Attenzione a non abusarne, né a usarlo puro sullo spazzolino, si rischia di alterare il naturale smalto dei denti. 7. Come deodorante. Data la sensibilità della zona ascellare, meglio usare prodotti naturali che evitano arrossamento e prurito. Unire e mescolare un po' di bicarbonato con acqua e usare la pastella sotto le ascelle, poi sciacquare bene. In alternativa, unire una parte di bicarbonato di sodio con 6 parti di amido di mais e applicare la polvere sotto le braccia. A questo punto sono doverose anche 3 raccomandazioni. Da evitare: 1. Non tenerlo a lungo sulla pelle. Il bicarbonato è leggermente alcalino, mentre la pelle è leggermente acida. Il giusto pH tiene lontani batteri e infezioni. Da evitare: 2. Non esagerare con l'utilizzo su capelli e cuoio capelluto, potrebbero seccarsi, diventare crespi e indebolirsi nel tempo. Si può usare sporadicamente per pulire il cuoio capelluto da sebo e sporcizia. Da evitare: 3. Non esagerare pensando che il bicarbonato sia collegato in modo diretto alla perdita di peso. Forse può aumentare la sensazione di sazietà e diminuire l'assunzione di calorie, ma gli effetti collaterali sono diarrea e successiva disidratazione. Insomma, usato bene, il bicarbonato è naturale, ecologico, economico, benefico per la salute, utilissimo per decine e decine di funzioni diverse e ha davvero poche controindicazioni. Per vedere tanti altri video sui migliori prodotti naturali, basta iscriversi al canale, è facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Allora, buon bicarbonato a tutti, vivi consapevole e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!